L'idea mia e di Paolo Fioratti era quella di fare un documentario sugli animali che vivono in alta montagna, animali e piante, quindi degli organismi che sono così poco evidenti. La gente pensa alla montagna come un posto molto selvaggio, però molto anche disabitato. Invece il documentario mette in evidenza il fatto che ci sono degli organismi, sia animali che piante, che in questo ambiente prosperano. E per quanto possa sembrare un ambiente impossibile, come dice il titolo, invece per loro è un mondo che non è migliorabile, è il migliore dei mondi possibili. L'idea iniziale del documentario era un'idea di Paolo Fioratti, che voleva fare appunto un documentario sugli specialisti d'alta quota, e questo ci ha portato a girare le montagne delle Alpi, che per quanto appunto sono molto frequentate, poi alla fine nel loro aspetto naturalistico sono un po' più sconosciute. E ha significato fare un sacco di chilometri, e naturalmente Marco Andreini ne ha fatti di più perché viene da Roma e io vengo da Milano e ho una casa in Val d'Aosta che abbiamo utilizzato per fare il documentario. Il documentario è molto fresco, molto, molto vero, non ci sono ricostruzioni particolari e comunque tutto è stato fatto avendo studiato prima molto bene l'ambiente e i comportamenti degli animali, per cui è quasi tutto, se vogliamo, vero, ma sono state poche, insomma, le cose che sono arrivate senza che noi lo volessimo, sia in senso positivo che in senso negativo. Ecco, quindi abbiamo perso molto tempo nello studiare i comportamenti, gli ambienti, eccetera, e abbiamo modificato poi, cammin facendo, quello che era l'idea iniziale mia, è diventato meno scientifico, più semplice, ma credo che alla fine il risultato sia buono. Spesso il pubblico apprezza qualche cosa che non ha un grande contenuto, ma ha delle belle immagini. E penso invece che in Italia sarebbe assolutamente necessario concentrarsi sui contenuti, naturalmente non rinunciando alle belle immagini, perché altrimenti la cultura rimane sempre a un livello più basso che non in altri paesi d'Europa. Penso che sia importante questo fatto della conoscenza degli ambienti per la protezione, insomma, perché le montagne sono un ambiente molto delicato, molto fragile. Crediamo che sapere quali sono i possibili rischi a cui vanno incontro ci aiuterà in generale come popolazione, come umanità, perché in un ambiente così semplificato avvengono dei cambiamenti che anticipano un pochetto quello che potrebbe succedere al resto del pianeta, e quindi, diciamo, è come fosse un laboratorio sui rischi che corre il pianeta, e i piccoli cambiamenti che avvengono in questi ambienti possono poi avere ripercussioni sull'intero pianeta. La tutela è sempre al centro delle nostre intenzioni, da documentaristi è sempre al centro delle nostre attenzioni, sicuramente.